Lo pubblico sul mio giornale, che è YouTube, col mio nome e cognome e magari su una TV di Modena, TVB 85. Come si chiama? Ah, Capiluppi Alessandro. ma è l'ex bandiera. Sì. Ah, allora, le rubo 3 minuti. Cito un carissimo amico, Massimo Bertini, che Sì. nelle sue telecronache con quella Sì, voce allora dice: Capi. C'era un mio amico. E allora dice: Capilupi! Sa che aveva il tono acuto. Lei era un protagonista a metà campo, se ricordo bene, campo, no? centrocampo, sì. Ecco. Allora sa quando allora diceva: Capi, maestroni, sa quell'accento reggente. Vabbè. Alessandro, parlavo con Aureli, che è stato molto gentile. Purtroppo io freddo, mi metto qua. E le chiedo solo questo. Lei è stato calciatore 1970 e se io No, sono. 82, dall'82 No, no, che anno 94, è lei? 64. 64. Le emozioni da dirigente, se ci sono, quanti anni ha giocato nella Bagnolese? 13. Ottimo. Le emozioni ci sono ancora o poca roba? Che No, ci sono ancora. lavoro fa? Di Sono direttore amministrativo. dove? Un'azienda qua di Reggio Emilia. E settore? Accessori per cellulari, smartphone. Spero la cellula online. No. Peccato. Concorrente. La diciamo? Area Spa, Non la conosco. Area SPA. Oh, e Alessandro, non ho fatto in tempo, insomma, è stato gentile, ma poi siamo in pre-partita. Lei, quando giocava, quei 13 anni rosso-blu, Sì. vagamente si sentiva un po' come Matuidi? È chiaro che parliamo di eccellenza, di Serie D. Lei è di Bagnolo in piano? Sì. Benissimo. Le emozioni, se lei chiude gli occhi, quei 13 anni, quando magari dopo una vittoria in un derby, come quello di oggi. E quanto lo sport rispetto alla professione, alla famiglia e ad altre magari passioni, percentualmente quanto ha inciso sulla sua vita? Beh, sport è stato formativo per Mi fa le me. percentuali? 40% la famiglia, 30% il lavoro e 30% lo sport? O diverso? No, sport è più del 50%. Addirittura. Sì. Perché Senza. per me lo sport vuol dire da adolescente entrare in uno spogliatoio, E entrarci ancora adesso. entrarci ancora adesso, e quindi essermi formato a livello di gestione di un gruppo, di vivere in un gruppo, accettare regole, Io ad disciplina. esempio mangio di notte e non andrei bene. Dormo di mattina. Bravo. Insomma, l'autostima che dopo uno diventa Quanti gol ha calciatore, fatto, Capilupi? pochissimi, si contano. Quindi lei era un interditore? Io ero come Oriali per Ligabue, Ottimo. uomo di fatica. Senta, ma quanto mi dà soddisfazione sulle percentuali? Allora, più dei 50 lo sport, famiglia e cose e lavoro. Se c'è altro, mi dica un'altra No, percentuale. beh, Sono quelle cose lì, non no? lo so, non posso dire. È chiaro che hanno un peso abbastanza simile perché il lavoro è fondamentale Mantenersi. per mantenersi, per Ha figli, sopravvivere. fratelli, sorelle, Ho due genitori ancora? figli, uno gioca qua, oggi gioca, Come si chiama? Riccardo È Capilupi. bravo? Ruolo? Terzino, ci sta. Destro o sinistro? Destro. Ma è giovane? Cioè gioca grazie? No, No. vabbè, 99, sono 4 anni che Ok. gioca. Quindi non gioca perché giocano i Beh, giovani. quest'anno si Perfetto. dice ancora la regola del giovane, il 99 l'hanno Se no estesa. non Beh, giocherebbe? se la giocherebbe, diciamo. Destro, mi ha Sì, detto? se la Ok. giocherebbe. Capilupi invece il giocare nella squadra del proprio paese. Lei dove abita? Non l'indirizzo, che non ho voglia di Abito a fare. Bagnolo, qua. Frazione No, o paese. quartiere? No, paese qua in centro. Ok, e quanto mi dà una percentuale tra Bagnolese e non so, Fosdondo? Se il Fosdondo fosse in D, giocare per la squadra del proprio paese nei dilettanti è un più 20% di emozioni? O più 40 o più 0? Una percentuale superiore perché quando, adesso meno, però quando all'epoca si frequentavano i bar, le piazze, si incontravano I tifosi si tifosi che diventa beniamini venivano, assoluti. Ecco, sì, dirigenti, tifosi, c'era sempre la parolina in più, nel bene e nel male. senta, ma io faccio sempre questo esempio. Forse si ricorda Crippa, caro amico del Parma. Io seguo il Parma dal 94. Era in C2 al Pavia quando lo pigliò il Parma e aveva già 22 anni. Sì. Lei con un procuratore o con una combinazione, se Capiluppi. Analizza Capiluppi. Se Crippa è passato a 22 anni dalla C2 alla nazionale,
credo abbia fatto l'europeo dell'88 in rosa, non me lo ricordo benissimo, o se non l'ha fatto ci è andato vicino. Capiluppi, poi le faccio un altro esempio. Capiluppi con una botta di culo poteva essere in una rosa di Serie A, nella Reggiana in Serie A ci stava? No. Come Di Mauro, si ricorda quanto ha fatto male alla Reggiana? Fabrizio Di Mauro, l'ex azzurro, aveva debuttato. Dico, dove poteva arrivare? È già tanto che abbia giocato in D? No. Era titolare nei 13 anni, no? Dico, dove poteva arrivare? Massimo una C2? No, in Serie C, a fare nella rosa. C2 nella rosa, quindi... Obiettivamente avevo dei limiti tecnici, quello... Quanto si migliora con un buon allenatore? Proviamo, gliela giro così, Ventura passa per un maestro di calcio, anche se con la nazionale non è andata. Se lei avesse avuto... Caro Capiluppi, dai 13 a quando ha smesso, un grande maestro di calcio, penso a Gasperini, no? Sì. Gasperini, quanto i suoi piedi sarebbero migliorati? No, io penso che si possa migliorare nello stare in campo con un buon allenatore. A livello tecnico si migliora con dei bravi compagni di squadra, perché i bravi compagni di squadra li guardi, vedi cosa fanno, e impari... certe giocate, certi modi di... No, da vedere sarebbe bellissimo. La sente ancora la partita, Capiluppi? Sì. Da quant'è che... Adesso poi la lascio. Da quand'è che le piace? Da quand'è che mi avrebbe detto no, adesso no, perché penso alla partita? Dalle 2, dalle 3 meno 5? Già adesso? No, ma io sono sempre stato abbastanza freddo. È che devo fare delle cose in segreteria. Ah, no, la lascio. No. Il ruolo di vicepresidente... Vuol dire un factotum. Io faccio il segretario, sono solo a fare formazioni, andare a fare due o tre cose di segreteria, perché... Quanto si perde in percentuale senza pubblico, Capiluppi? A livello economico? Intendo le emozioni. La sua domenica a stadio vuoto, con me che disturbo, che insomma, porto via qualcosa, porto via delle energie, distraggo. Confondo le idee parlando così. Lo stadio Pini è sempre bello perché... Più 20% di emozioni? È spettacolo. Spettacolo, esatto. Nello spettacolo. Quanto tiene? 1.500? Ma senza Covid era pieno col derby oggi, secondo lei? Sì. 800 e 200 da lentigione, una roba così. Ma viene anche Amadei, secondo lei? Sì, viene. Romano? Sì. Ma dai. Ho visto nella lista dei 40 c'è anche Isacco c'è, quindi. Come funziona? Capiluppi, chiudiamo con questo. Come funziona il regolamento? 40 accreditati? 40 puntati, adesso vado a stampare la lista del lentigione. Perché sono quindi c'è... I giocatori, la panchina... 40 loro comprensivi dello staff tecnico dei giocatori. Ah, ok, quindi non restano tantissimi. 30 tra giocatori staff tecnico e una decina di dirigenti. Quante retrocedono? L'ultima diretta, poi play-out come in Serie C? Due dirette e due play-out. Oh, è dura allora? Sì, molto dura. Quanti anni avete fatto in D, mi aiuti? Sei anni? Io ne ho fatti 4, io. Poi? Questo è uno. L'Agnese l'ha continuato, poi penso a memoria che siamo saliti altre due o tre volte. Quindi non siamo a 10, ma ci siamo vicini tutto. Sommato tutto, cioè il dice l'ha fatto. Rosso-blu dal 1914, sì? Sì. E il paese ha? È il paese del mio commercialista, che lei legge sul Carlino, Claudio Lavaggi. Carissimo. Dico 8-9 mila abitanti. Ma non è fin troppo? Come mai c'è questa tradizione a Bagnolo? Pensi, io sono di Pieve Modolena, nativo. Ci sono dei dirigenti che hanno avuto passione. Quindi Isacco Manfredini? E prima di lui? Prima c'era un gruppo di dirigenti che hanno sempre avuto questo pallino che hanno portato avanti nel tempo, un po' come nel Tigione. C'è Amadei. Come no? È ancora più piccolo. Tornasse indietro, Capiluppi, quei 13 anni... Gli avrebbe voluti giocare al Mantova, per esempio, che è una società più vera, più bella, più... Ma l'esperienza è una squadra diversa. Al massimo dove è arrivato? Lì con la Bagnolese, no? Sì. Da titolare. Sì. Faceva gli assist, no? Quante di... espulsioni? Spero tante. Poche. Peccato. Munizioni solo per gioco fallone. La lascio con questo, Capiluppi. Il... coefficiente di cattiveria in campo, cioè l'animosità, no? Sì. Dalla A alla B alla C, ad esempio Alvini è un allenatore che pensa a giocare. Sì. La Reggiana è molto fragile, io vedo un po' di partite. Oggi, no? Se io mi mettessi a filmare, a dire due stupidate mentre giocano, no? Sì. Appunto che è un derby, c'è molta animosità, il trash talking, cioè le provocazioni, dire non so se giocassimo, io sono del lentigione, le dico figlio di, avviene nei dilettanti? Sì.
Sì? Quindi, fa parte del gioco. Quindi tutti i mezzi sono leciti. Tutti ammessi. E dico, ma c'è molta animosità o poca roba? Ma... Fallacci, vecchia maniera? No, Claudio Gentile con Zico? Non no? Sono più consentiti. Chiudiamo con la magia dei dilettanti. Glielo richiedo, le emozioni. Stavo ascoltando la radio Milan Genoa, sì. Massimo Barchiesi, Radio Rai. Per voi è come se lei fosse rosso-blu come il Genoa? È uguale? Cioè, è come se lei si giocasse la salvezza in A, tutti voi 42, sì. Tutti la famiglia, sì, sì, tutto sì, così, sì. Buongiorno. Sicuramente. È uguale, che foste in eccellenza, in terza categoria. La categoria non può, la conta. Anche se foste amatori, come Bagni che si infervorava con la Ruggeri, uguale. L'ultima, quanti anni abbiamo detto? Quindi 57. 57. Alessandro, se lei oggi fosse in campo 90 minuti, che figura fa? Io? Sì. No, intendo proprio, siccome mi pare in forma, non ha la pancia, a differenza mia. E quanto durerebbe? Si farebbe spellere subito? Come funziona? No. Chi la punta avrebbe gioco facile? A superarla, sì? Se io se avessi 20 anni? No, oggi. Oggi lei si mette... Oggi si mette al posto del numero 4. E sarebbe il punto debole che tutti sì. Attaccherebbero. Arriva sempre il pallone da lei. Attaccherebbero tutti. Confermo. Grazie. Ho dimenticato il cellulare. Ah, ecco. Moglie? Io servo a questo. Mi racconta l'emozione... So che è troppo bella per finire. L'emozione? Posso fare un video con lei dove mi racconta... Io finito di andare. No, grazie. Un video con lui. Grazie. No, ho già fatto in abbondanza. No, io sono... Posso? Io sono posto così. No, grazie. Lei. E tutte le più belle funziona così, eh? Beh, il giocatore alla fine... Mi racconta il mestiere di mamma, di calciatore? Niente. No, capiluppi, se mi trovi un'altra moglie o mamma o sorelle, devo giocare a calcio. Eh? Devo giocare a calcio io? No, ma io ho fatto. No, non c'è nessuno oggi. Non viene qualcuno, c'è una che accetti un quarto d'ora come ho fatto con te. No, oggi non lo siamo. Vabbè, grazie di cuore.